Teresa, un poco più in là c'è il pi greco, qui adesso c'è il cavallo corinzio, Siracusa vuole riappropriarsi dei propri simboli. Ma è una bella operazione anche perché, ripeto, valorizza questo spazio, che è uno spazio di passaggio, ma comunque è uno spazio anche molto importante sotto il profilo urbanistico, sia in antico come anche adesso naturalmente, e il traffico lo conferma. È comunque una volontà da parte dell'amministrazione, delle associazioni che hanno fatto e portato avanti questa iniziativa, di richiamare più che altro quelle che sono le origini della città, le origini corinzie, richiamando proprio attraverso questa reinterpretazione il bronzetto, che è un po' il simbolo anche del nostro museo, fu scelto appositamente per la modernità oltre che per l'antichità. Come ricordare la storia di questo cavallo che qui è in scala gigantesca, ma insomma è piccolino. Molto piccolo, sì. È un bronzetto, diciamo, circa 8 centimetri, 9 centimetri di altezza, ma è soprattutto un bronzetto molto moderno, perché secondo lo stile tardo geometrico diciamo, esprime l'essenzialità, ma anche la fierezza e la nobiltà di un animale come il cavallo, che era un animale particolarmente apprezzato dai greci. Un bronzetto di 8 centimetri, risalente esattamente al periodo della fondazione corinzia di Siracusa, VIII secolo a.C. In che materiale è stato fatto? Insomma, descriviamolo. Allora, dunque c'è una struttura in metallo dentro e poi è tutto in resina epossidica e fibra di vetro. Quanto tempo ci ha messo? Estremamente resistente, ma anche leggero. Quanto tempo ci ha messo per realizzarlo? Sì, 2 mesi, sì sì. Un regalo per la città questo? Sì, ma è un regalo che mi faccio a me, perché è stato molto, è un sogno che io ho da tempo. Quando ho visto questo oggetto al museo ho detto è straordinario, poi pian piano ho imparato a conoscerne il senso e l'ho immaginato, ma non per megalomania, l'ho immaginato grande, perché sembra una cosa veramente, veramente stimolante come forma, ecco questa.